Queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Strage dell'autobus a Mestre, primi tre avvisi, indagati anche due funzionari del comune. Si tratta di atti dovuti in relazione ai ruoli ricoperti che permetterà loro di partecipare alle fasi di consulenza tecnica e di difendersi dalle accuse al momento solo in ipotesi. Si tratta di Massimo Fiorese, padovano 63 anni, amministratore delegato della società La Linea, Roberto Di Bussolo, 51 anni, e Alberto Cesaro, 47 anni, dirigenti pubblici. Schio furto di metalli sventato da proprietario e carabinieri, denunciati un uomo e una donna. Sabato scorso una coppia in un furgone è stata sorpresa nel piazzale di una ditta della zona industriale di Schio. Il titolare, che i due non credevano presente, ha immediatamente avvisato il 112, che ha inviato sul posto la radiomobile per bloccare un 44enne e una quarantenne di Vicenza, entrambi denunciati per tentato furto. Tiene piante di cannabis, crescono tra quelle di pomodoro in casa eroina e hashish. Dopo aver individuata la proprietà privata da dove proveniva l'inconfondibile odore, gli agenti del consorzio con sede a Tiene hanno effettuato un'ispezione accurata all'interno e all'esterno dell'abitazione, trovando conferma visiva ai sospetti olfattivi. Due le piante sequestrate più alcune dosi di eroina e hashish. Io sono cieco, ma vedo con altri occhi. Così Salvagnin ha conquistato l'Islanda, oltre 430 chilometri, dei quali la gran parte effettuati attraversando la desolazione di un paesaggio brullo e privo di arbusti, al punto da sembrare quasi lunare. L'ennesima avventura che Simone Salvagnin, 39 anni di Schio, si è scelto abbracciando la buona causa di una raccolta fondi a sostegno di un'associazione no profit. Valdastico, tutto pronto per il ritorno dal bosco dopo 10 anni. Mancano pochi giorni al grande evento che da sabato riporterà il ritorno dal bosco tra le vie e le valli. Quasi 300 itineranti in sfilata a Valdastico, sono tanti gli eventi collaterali di spessore ad arricchire l'atteso evento che torna a 10 anni esatti dall'ultima edizione. Cultura, incontri d'autore, musica e naturalmente grande spazio all'enogastronomia locale. L'Eco Nazionale, Visco all'FMI, la crescita rallenta, i prezzi delle materie prime sono in aumento. Il governatore della Banca d'Italia, Visco, nel suo intervento nell'ambito del vertice del Fondo Monetario e della Banca Mondiale a Marrakech, ha ribadito che il rafforzamento della cooperazione internazionale è essenziale per affrontare le sfide attuali globali e prepararsi a quelle future e prevenirne l'impatto. Cimici da letto, dopo le infestazioni a Parigi e Londra, sono arrivate a Milano. Da Parigi a Londra, arrivando fino a Milano, è allarme cimice dei letti, il minuscolo parassita, grande come un seme di cocomero, è arrivato anche in Italia. Ancora sirene in Israele. Netanyahu, ogni membro di Hamas è un uomo morto. Israele si prepara ad una guerra lunga e dura. In un discorso alla nazione pronunciato insieme al leader del partito dell'Unità Nazionale, Netanyahu ha avvisato: ogni membro di Hamas è un uomo morto. Sport calcio, Conte dice no al Napoli, fiducia a tempo a Garcia. Niente ribaltone, il Napoli va avanti, Antonio Conte non ha ceduto all'insistente corteggiamento di De Laurentiis, che ha provato in tutti i modi a convincere l'ex Tottenham ad accettare il nuovo incarico di allenatore. È tutto, grazie dell'attenzione. A domani.